La difesa in linea generale non può avvalersi di quelli che sono gli strumenti, quelli tecnici, quali le intercettazioni, le captazioni, e quindi questo naturalmente è un grosso limite per quelle che possono essere le indagini difensive. Molto spesso le indagini difensive devono essere maneggiate con cura, perché probabilmente vengono viste ed eventualmente valutate diciamo in forma ridotta, ecco, diciamo così, rispetto a quelle che sono le indagini compiute dagli organi investigativi ufficiali. Ecco, no? Ecco, probabilmente si dovrebbe migliorare anche a livello di norme questo aspetto, qualora si volesse veramente fare un netto passaggio tra quello che è il processo inquisitorio e il processo accusatorio. In seguito all'annullamento della Cassazione, per poter compiere questi esami ci abbiamo messo, ancora non l'abbiamo compiuti perché si procederà da qui a qualche mese, un incidente probatorio, ci abbiamo messo circa 2 anni, perché abbiamo chiesto tutta una serie di autorizzazioni che inizialmente ci sono state negate, che aveva creato una vera e propria situazione di stallo, non dovuta a nostra negligenza o altro, però purtroppo da provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, perché prima un'autorità non si riteneva competente, l'altra riteneva che fosse competente l'altra autorità, e così questo rimpallo ha creato questa situazione di stallo, per poi, diciamo, c'è stata una ordinanza di inammissibilità, ne abbiamo perso 2 anni, quindi la celerità, che molto spesso probabilmente deve essere abbinata a quelli che sono anche gli esami di carattere tecnico, purtroppo è venuta meno. Il fatto di dover accedere a tutta una serie di autorizzazioni che possono essere eventualmente negate, e quindi creare quel meccanismo di impugnazioni che ha portato oggi, per esempio per quanto riguarda il nostro caso, a un annullamento della Cassazione, probabilmente tramite un altro tipo di reticolato di norme dovrebbe essere evitato.